andava a lavorare presto. Arrivava l'una ed ero ancora a letto. Ricordo che mi alzavo, vestivo, prendevo la borsa con dentro i libri del giorno prima ed uscivo dalla finestra della mia stanza mentre mamma entrava dalla porta. Mamma si fidava di me. Una volta andò al ricevimento dei professori perché era una fase politica intensa, assemblee, cose così. Il docente di agraria era un omone vestito di nero, ultra cinquantenne ed anche ultra conservatore. Si terrorizzava solo a guardarlo. Lo avevamo ribattezzato, visto l'abito e lo stile. Kapler! Persona, le disse. Non studia niente, non viene mai a scuola e quando viene fa casino, sciopera, contesta, sobilla, stanca. La scuola a suo figlio non serve. A suo figlio serve militare nella legione straniera. Ma non pensi che io sia prevenuto. Ho dato 4 compiti in classe, è stato assente a tutti e 4. Mancavano 3 giorni agli scrutini, gli ho detto. Va bene che la scuola borghese gentiliana non le piace, ma forse un 2 prima della maturità non le piacerebbe neanche quello. E allora io sono venuto a scuola al pomeriggio, a 56 anni e quasi alla pensione, per far fare un compito a suo figlio, che ne ha saltati 4 su 4 in un quadrimestre. Ha preso 8. Poi mi ha detto, prof, in pagella mi dà 8? La media 8, no? Figlio signora, ha la faccia come il culo. Ragazzo mio, hai qualcosa che non va. Kapler, mamma, mi ha dato 8. Kapler andò in pensione 3 anni dopo quella maturità. Morì nel giro di qualche mese. Sento un frastuono, rimbombi lontana in modo imperfetto. Hai lasciato piazze piene, urne vuote, tremori gentili, trecce sottili, tracce profonde sugli zerbini dei miei pianerottoli.
bene. Urne vuote, tremori gentili, trecce sottili, tracce profonde sugli zerbini dei miei pianerottoli. Mancano le tue parole sul niente, il calore bagnato e sporco che avevo, il dispiacermi di non bastare, siamo rimasti a guardare un desiderio qualche volta noioso e non sarai mai un'emozione da poco. Frequentarla era molto difficile.
Ricordo fughi in avanti, scioperi a scuola, rifugi sommari dove baciarsi e toccarsi, in nome dell'amore per il comunismo molto privato che provavamo per noi stessi. La desideravo, amavo il suo ardore innocente, la tua furia, la tua mancanza di senso del limite. I miei 20 anni, ai suoi occhi erano tanti e pieni di cose già vissute. Mi vedeva come un dio, come un Dimitrov, un Majakovskij, un partigiano jugoslavo. Non mi guardo mai come un Turati, un Nenni o qualche altro riformista del cazzo. Fosse nato in Cambogia, Ilenia sarebbe stata una meravigliosa Khmer rossa. Settimane di fugaci assalti negli anfratti della città, finalmente c'è quel momento più atteso. La 14enne dei miei sogni era lì, bella, piccola, indifesa, precoce, mentre una musica imperiosa arrivava dallo stereo sintonizzato, come sempre, su Radio Praga. Avevo immaginato quel momento per un'intera rivoluzione d'ottobre. Stavo per fare l'amore con la mia Rosa Luxemburg ed ero nervoso, contento. Il cuore a mille come a Stalingrado. Lei era così giovane, tanto giovane, troppo. Fui cauto e gentile. Non volevo spaventarla. Volevo che fosse per lei stupendo e rinunciabile come un 25 aprile. Si accorse della mia prudenza. Con la sfrontatezza guerrigliera che le apparteneva mi disse: perché questa paura? Cosa c'è che ti frena? Non voglio farti male. È la prima volta. Il suo sguardo si addolcì. Mi baciò e disse, protettiva: che carino. Per te è la prima volta. Delle sagome dei camerieri fuori dai ristoranti non è avvenuta in una data precisa.
Sono cose che misteriosamente accadono, come la comparsa dei biscotti Togo al cioccolato. Tutto è cambiato. Prendete le chewing gum. Quando ero piccolo il massimo erano le chewing gum a palline dentro la boccia. Perché una cosa va detta, anche se i telefilm erano in bianco e nero, c'era sempre una cosa a colori: la boccia delle chewing gum. Poi sono venute le prove tecniche di trasmissione. Se eri fortunato, ti poteva capitare di avere un amico con l'antenna esatta che captava la Svizzera o Capodistria. Telecapodistria era un vulcano di emozioni. Film partigiani, dove i tedeschi erano cattivi e i partigiani buonissimi e intelligentissimi. Un paradiso socialista. Dopo le palline sono arrivate le riprova, sarai più fortunato. Le piambite erano quelle di Fort Apache. E se superavi la prova potevi lanciarti dalle Brooklyn, la gomma del ponte. Al tempo però le chewing gum avevano un mucchio di sapore in più. Ed il meglio, il più rivoluzionario, era il cinnamon. Il cinnamon era il vero gusto da Black Panthers, da Malcolm X. Il cinnamon è la cannella, ma non vale. Il cinnamon, quando è arrivato il riflusso, lo hanno abolito, evaporato, sparito. Uno andava al bar e trovava solo le center fresh, quelle con dentro il liquido. Chewing gum da maggioranza silenziosa. La sinistra calava ed ecco comparire le chewing gum del capo che mangia pesante. Pesante. Erano tempi difficili. C'era chi si dava le stimorol danesi e chi si drogava con le dentigomma che si trovavano solo in farmacia. Poi il miracolo. Un giorno al circolo Gramsci, preso dallo sconforto per aver scoperto che esistono le Big Bubble Revolution, ho gettato l'occhio di tra i boeri e alle liquirizie goleador. Le cinnamon erano tornate. Strano che l'unità non avesse detto niente. Alle cinnamon e a tutti i compagni caduti bisognerebbe dedicare una piazza davanti a un ipermercato. Di roba cinematografica.
riviste, colonne sonore. Per una piccola città è un evento. Si tratta di uno spazio pieno di cose evocative, ma con una drammatica lacuna. Il titolare è un giovanotto rigidamente alternativo, supponente e antipatico. Se la tira da paura, insomma, e nonostante gli abbia già sganciato 200 euro tra dischi, libri e film, non mi si fila per niente. Il negozio è suo, ma sembra un commesso della Standa alla vigilia di Natale. E sul suo viso campeggia una scritta enorme. Perché lo faccio? Non vedi che io non ci vorrei stare qui? Sento una bella canzone e gli chiedo chi è che canta. Con la solita faccia mi risponde col suo tono metallico standard e dice rassegnato: è Mark Lanegan. Poi un lampo di vita si ritesta dai suoi pensieri troppo alti e scollegati e mi comunica deciso: non credo tu lo conosca. Era il cantante degli Screaming Trees. Ora capisco. Il mio aspetto ordinario mi trasmette ascolti deplorevoli. Ma io lo so chi è Mark Lanegan. Arrogante bottegaio, indegno della roba che vendi qui dentro. Alternativo dei miei cognoni, che quando io ascoltavi Dead Kennedys, tu nemmeno ti facevi le pippe. Me ne vado. Me ne vado e lo odio. Ieri sera passa un video alla televisione. Guardo distratto il cantante. E quel lurido Claire. Ecco perché quell'area da stronzetto non mi era nuova. E tutto torna alla fine. Lo scemo è il cantante dei... Ho mal di stomaco. La bile travasa. E me ne vado a dormire. Brutta bestia, l'invidia. Praga. Praga è una città dove non sopravvive niente di 40 anni di guerra fredda. Nessuna falce martello, statua, monumento ricorda ciò che era fino a 15 anni fa. Una rimozione sfrontata. Mm.
ripulita dal grigiore brezhneviano. Praga splende nei suoi palazzi barocchi e liberty, pieni di turisti più o meno sessuali. E appare piccola, misteriosa e decadente, nonostante gli sforzi di mostrare un'economia in espansione. Cerco le tracce dell'immobilismo del regime, ma vedo solo le ferite della modernità occidentale e nessuna testimonianza degli errori, degli orrori e dell'ingenuità marxiste si esprime ai miei occhi. Dormo in un caseggiato anonimo, aspetto pulito ma vecchio, enormi somiglianze con i quartieri di ACP italiani degli anni 60. E miseria in giro, meno che in certe nostre città. La vita notturna a Lucerna, un club sotterraneo modello febbre del sabato sera. C'è una serata anni 80 e l'entrata costa circa 2 euro. Come al solito, sono il più vecchio nel locale. Nello schermo adulato della pista passano i video delle canzoni che DJ mette su, ma gli anni 80 di Praga sono meno rigorosi dei nostri e la scaletta è vergognosa. I Modern Talking, Samantha Fox, Nick Kershaw. E via così, fino ad un inatteso regalo. Parte Felicità di Albano e Romina. La cantano tutti e mi sento malissimo. E mi rendo conto solo adesso che l'eredità del comunismo non va cercata nell'architettura e nei simboli, ma nell'anima di un popolo. Ed eccola qui l'anima negli anni 80 cecoslovacchi. Felicità è il suo video colorato che parla del sole e dell'amore italiano, mentre in Boemia tutto è fermo, mentre in Boemia tutto è immobile. Ma anche ora c'è una tristezza assurda. Nessuno si diverte, sarà che lunedì sera. Sarà che è gente fredda, sarà che non c'è il mare a Praga. E allora mi domando per quanto tempo ancora i bimbi boemi vorranno guardare i cartoni animati della talpa invece che quelli americani o giapponesi. Per fortuna che all'uscita una ragazza nota felice la mia maglietta dei Depeche Mode. Basta poco per sentirmi meglio. Dubček direbbe che poteva andare diversamente, e almeno lui ha fatto in tempo a vedere la differenza, a volte astratta, tra un regime imposto con i carri armati ed un imposto più sottilmente col dollaro, il marco, l'euro. I tedeschi si sono comprati perfino la Skoda. La fabbrica! Come souvenir ho portato 30 confezioni di wafer Tatranchi, pacchetti tipo lo hacker, ma molto più buoni. Solo dopo qualche giorno ho notato un marchio un po' nascosto. Danone.
Danone. Ci hanno davvero preso tutto. Ci hanno preso tutto. L'esame di seconda elementare nel 1975. Il socialismo era come l'universo, in espansione. La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Le risposi che i giacobini avevano ragione e che terrore no, la rivoluzione francese era stata una cosa giusta. La maestra non ritenne di fare altre domande. Abbiamo anche molti ricordi di quel piccolo mondo antico Fogazzaro. L'astronave da 300 punti di Space Invaders. Enrico Berlinguer alla TV. Le vittorie olimpiche di Alberto Guantoregna in nome della rivoluzione cubana. I sandinisti al potere in Nicaragua. Il catechista che votava Pannella. Gli amici del campetto, passati dalle Marlboro direttamente all'eroina, alla faccia delle droghe leggere. I fumetti di Zora, la vampira porno e la Prince senza ritorno. Il referendum sul divorzio e non capivamo perché, se vinceva il no il divorzio c'era e se vinceva il sì non c'era. Anna Ox a Sanremo conciata come una punk londinese. Van Halen, la prima sega, la vicina di casa, un travestito più noto come Lola, che mia madre chiamava Antonio con nostro sommo sbigottimento, Jarmila Kratochvilova, il Toblerone, qualcuno sa perché, una scritta degli Ultras della Reggiana dopo il raid aereo americano su Tripoli negli anni Ottanta. Diceva, grazie Reagan, bombardaci Parma. E poi la nostra meravigliosa toponomastica. Via Carlo Marx. Via Ho Chi Minh. Via Che Guevara. Via Dolores Ibarruri. Via Stalingrado. Via Maresciallo Tito. Piazza Lenin a Cavriago,
e la grande banca, non più locale, con sede in via Rivoluzione d'Ottobre. E infine il mio quartiere, dove il Partito Comunista prendeva il 74% e la Democrazia Cristiana il 6%. Paese dove è nato Orietta Berti, c'è Piazza Lieni ed in mezzo un busto di Lieni. Se uno ci pensa non ci può credere. Faceva un po' schifo Piazza Lieni, ma ora la stanno aggiustando. Una testa di metallo scuro e ai suoi piedi qualche dedica e qualche fiore. C'è scritto che è stata fusa nel 1920 e poi donata da una sezione del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Perché, ed è la cosa davvero pazzesca, Lenin è il sindaco onorario di Cavriago da sempre. Nessuno ha mai revocato la delibera del Consiglio Comunale di allora. La piazza è rimasta Piazza Lenin e gli abitanti ne sono fieri. Centro con film di prima visione che viene gente anche da fuori a vederli. Cooperativa Cinema Teatro 900. I soci sono centinaia, tutti volontari, come la festa dell'unità. E delle sere a strappare i biglietti c'è un assessore. Delle sere Yucca Reverberi. Delle sere Federica, la figlia del sindaco. Una giovane compagna, molto bellina. Ricordate la Madonna che piangeva sangue a Civitavecchia? Qualche anno fa tutti i giornali ne parlavano, dando per buona la possibilità del miracolo. Ebbene, in un impeto di ribellione per tanta imbecillità, in quei giorni anche il busto di Lenin cominciò a lacrimare. Ne parlò perfino la Komsomolskaya Pravda. Vicino a Reggio Emilia, in Italia, travolta da insolito disgusto
la statua del compagno Lenin ha pianto lacrime bianche come le navi del porto di Arcangelo. Le sue ciabattine di spugna. Gliele avevo comprate per non farla camminare scalza, che dimenticava sempre di portarle. Oggi ho preso una busta gialla e ce n'ho messa dentro una delle due. Francobolli prioritari. Domani sarà da lei. Apprezzerà. In fondo è giusto che abbia la metà delle nostre cose. Non eravamo sposati, non vivevamo insieme, ma nostro amore non merita rancori e stupide rivalse. Sono ferito dall'abbandono, ma quello che è giusto è giusto. E una pantofola a testa sarà un bel ricordo per entrambi. Un ricordo dell'amore sconfitto, marca De Fonseca. Nessuno nel mondo dei non feticisti. Per lo spazzolino da denti sono indeciso. Se lo spezzo in due, le lascio il tronchetto con le setole o quello con il manico. Mi serve un divorzista. Forse lui può consigliarmi. Non vorrei mai che pensasse che mi tengo i suoi effetti personali in ostaggio. Se torna da me, non sarà per questo. E bisogna avere stile
col mio vicino Sebastiano, che quando lei l'ho lasciato si è tenuto tutta la sua collezione di scatole di assorbenti. Erano 3.000 scatole, gliele ha rotte tutte. E anche a me, con questi gesti incoscienti. Ho deciso, le lascio il pezzo con le setole. Domani glielo mando. Il 21 giugno 1946 inizia il processo a Leonarda Cianciulli in Pansardi, meglio nota come la saponificatrice di Correggio, raro esempio di pluriomicida seriale al femminile. La vicenda processuale durò qualche mese e ne fu coinvolto anche il figlio. Eccola riassunta nei titoli di Reggio Democratica, quotidiano frontista e antifascista. 25 giugno, l'appartamento della Pansardi, un soggetto anormale. 30 giugno, il maleficio mi accompagnerà per tutta la vita colpendo il frutto del mio seno. 6 luglio, la gamba, la testa, le braccia, il busto, tutto nel calderone, poi nella stessa caldaia la saponificatrice fece un bagno profumato alla violetta. 10 luglio. La guerra ritarda il processo,
ma nei 5 anni di carcere il giovane figlio della più grande criminale del secolo respinse decisamente ogni accusa. 14 luglio. La perizia psichiatrica del positivista professor Saporito. . 21 luglio. Non potevo concentrarmi sul paiolo che conteneva il sangue delle donne perché sentivo la minaccia del paese. 24 luglio. Non ho fatto la marmellata col sangue. 28 luglio. In questa casa si dà carne umana ai porci. 30 luglio. Esperimento al processo. Diamole un vitello. Ma la strega offesa rimbecca e vuole una cavia umana. 6 settembre. Il figlio della Pansardi in libertà. La madre condannata a 30 anni. Delle sagome dei camerieri fuori dai ristoranti non è avvenuta in una data precisa. Sono cose che misteriosamente accadono, come la comparsa dei biscotti Togo al cioccolato. Tutto è cambiato. Prendete le chewing gum. Quando ero piccolo il massimo erano le chewing gum a palline dentro la boccia. Perché una cosa va detta: anche se i telefilm erano in bianco e nero, c'era sempre una cosa a colori: la boccia delle chewing gum. Poi sono venute le prove tecniche di trasmissione. Se eri fortunato, ti poteva capitare di avere un amico con l'antenna esatta che captava la Svizzera o Capodistria. Telecapodistria era un vulcano di emozioni. Film partigiani, dove i tedeschi erano cattivi e i partigiani buonissimi e intelligentissimi. Un paradiso socialista. Dopo le palline sono arrivate le riprova, sarai più fortunato. Le piambite erano quelle di Fort Apache. E se superavi la prova potevi lanciarti dalle Brooklyn, la gomma del ponte. Al tempo però le chewing gum avevano un mucchio di sapore in più. Ed il meglio, il più rivoluzionario, era il cinnamon. Il cinnamon era il vero gusto da Black Panther, da Malcolm X. Il cinnamon è la cannella, ma non vale. Il cinnamon, quando è arrivato il flusso, lo hanno abolito, evaporato, sparito. Uno andava al bar e trovava solo le center fresh, quelle con dentro il liquido. Chewing gum, da maggioranza, silenziosa. La sinistra calava ed ecco comparire le chewing gum del capo che mangia pesante. Pesante. Erano tempi difficili. C'era chi si dava le stimorol danesi e chi si drogava con le dentigomma che si trovavano solo in farmacia. Poi il miracolo. Un giorno al circolo Gramsci, preso dallo sconforto per aver scoperto che esistono le Big Bubble Revolution, ho gettato l'occhio dietro ai boeri e alle liquirizie goleador. Le cinnamon erano tornate. Strano.
verità non avesse detto niente. Alle Cinnamon e a tutti i compagni caduti bisognerebbe dedicare una piazza davanti a un ipermercato. Paese dove è nato Orietta Berti c'è Piazza Lenin ed in mezzo un busto di Lenin. Se uno ci pensa non ci può credere. Faceva un po' schifo Piazza Lenin, ma ora la stanno aggiustando. Una testa di metallo scuro, dei suoi piedi qualche dedica e qualche fiore. C'è scritto che è stata fusa nel 1920 e poi donata da una sezione del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Perché, della cosa davvero pazzesca, Lenin è il sindaco onorario di Cavriago da sempre. Nessuno ha mai revocato la delibera del Consiglio Comunale di allora. Piazza è rimasta Piazza Lenin e gli abitanti ne sono fieri. Centro con film di prima visione che viene gente anche da fuori a vedere. Cooperativa Cinema Teatro 900, i soci sono centinaia, tutti volontari come la festa dell'unità. E delle sere a strappare i biglietti c'è un assessore, delle sere Yucca Reverberi, delle sere Federica, la figlia del sindaco, una giovane compagna molto bellina. Ricordate la Madonna che piangeva sangue a Civitavecchia? Qualche anno fa tutti i giornali ne parlavano
dando per buona la possibilità del miracolo. Ebbene, in un impeto di ribellione per tanta imbecillità, in quei giorni anche il busto di Lenin cominciò a lacrimare. Ne parlò perfino la Komsomolskaya Pravda. Vicino a Reggio Emilia, in Italia, travolta da insolito disgusto, una scura statua del compagno Lenin ha pianto lacrime bianche come le navi del porto.